Hanno tentato di uccidermi. Dobbiamo rifare la prima pagina del giornale. Svelti, non abbiamo molto tempo. Scrivi. Oggi, 15 novembre, la polizia, simulando un incidente, ha tentato di assassinare Mehdi Ben Barka, membro della direzione del nostro partito. Solo l'intervento di alcuni contadini che hanno interrotto il lavoro nei campi ha permesso di evitare il delitto. Il ricorso alla violenza è sintomo della debolezza del governo e della paura che gli incute il nostro movimento popolare. La nostra forza, la forza dell'Unione Nazionale, delle forze popolari, continua tu. Chiamate mio fratello Abdelkader. Io sto male. Portami via di qua, Abdelkader, prima che puoi. Ora che mi hanno spezzato il collo, non si lasceranno sfuggire l'occasione di lasciarmi qui. A marcire per tutto il tempo che gli serve. Abdelkader, qualunque cosa, pensa tu a loro. Farò quello che posso, ma tu ora riposa. Hai notizie degli altri? Stanno meglio, tutti. Riposa. Portami via di qui. Non dobbiamo permettergli di vincere le elezioni. Ce le siamo conquistate. Mettimi in grado di lavorare. È un'occasione storica per il Marocco. Il Marocco è uno stato diviso in due parti da una catena di montagne alte fino a 4.000 metri. La parte verso il mare è tipicamente mediterranea. La parte interna è formata da steppe e deserto. 8 abitanti su 10 sono contadini, ma solo il 10% dell'intera nazione è coltivato. Gli immensi giacimenti di fosfati sono sfruttati da società francesi, i pozzi di petrolio da società statunitensi. La Francia, che è la principale fornitrice delle importazioni, che supera del 60% le esportazioni, è pressoché l'unica acquirente delle esportazioni. Centrali elettriche, raffinerie, fabbriche di riconversione dei minerali sono a capitale misto franco-americano. Gli Stati Uniti hanno numerose basi militari lungo tutta la costa atlantica e mediterranea e nell'interno. Nel 1962 la situazione economica è spaventosa. Il paese, restato ai livelli di un paese coloniale, sta per toccare il fondo. Il re, la cui tattica è sempre stata quella di mettere i due grandi protettori, Francia e Stati Uniti, l'uno contro gli altri, appoggiandosi ora all'uno, ora all'altro, con continuo ricatto della sinistra interna e alternando aperture sociali a temibili strette repressive, in uno dei suoi tanti repentini mutamenti di rotta, ha aperto a sinistra e indette le elezioni, venendo così incontro alle forze di sinistra e ai sindacati per alleggerire il peso delle protezioni francesi e americane. Ma il governo, nonostante abbia cercato di assicurarsi la vittoria distribuendo al popolo tonnellate di farina americana, subisce una disfatta. Dalle elezioni esce vincente l'Unione Nazionale delle Forze Popolari, il partito guidato da Ben Barka. Ben Barka, 42 anni, leader della sinistra del Marocco,
di famiglia modestissima, ex professore di matematica che ha avuto tra i suoi allievi anche il giovane principe ereditario Hassan. Ha pagato con arresti, prigionia, anni di esilio il suo impegno politico. Vinta la battaglia per l'indipendenza del suo paese dalla Francia, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, tenta di combattere la fame, l'analfabetismo, la miseria, guidando il Marocco sulla via del socialismo. Costretto all'esilio da un colpo di mano della destra, è richiamato in patria da un'amnistia del re Hassan. La notizia del suo ritorno ha fatto accorrere migliaia di persone che vengono da chilometri e chilometri di distanza solo per salutarlo, per stringergli la mano. Nel suo collegio, Ben Barka viene eletto con votazione plebiscitaria. La nostra vittoria è grande. Ma la nostra lotta è solo all'inizio. Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Il re e il suo ministro Ufkir godono ancora di forti appoggi internazionali. Ma è solo mobilitando tutte le nostre forze, costruendo l'unità del popolo marocchino, intensificando sempre di più le lotte sindacali e la coscienza di classe, che la nostra vittoria di oggi sarà irreversibile. Il capo della polizia di Lima. Pazzo visionario. Ma lo fermeremo, anche se il re ha deciso troppo tardi. Gli arresti andavano fatti prima delle elezioni, non dopo. Ma forse è meglio così. Si sono esposti tutti così bene in campagna elettorale. Meglio così. Sì, abbiamo sbagliato. Non soltanto fidandoci del re, della Francia e degli Stati Uniti, ma facendo politica fra di noi, tra pochi. Alle masse non arrivava che quello che noi prima avevamo già deciso. E così adesso ci troviamo in giro per il mondo, lontani dalla nostra gente, dal nostro paese. È un rischio che avevamo previsto, ma che non siamo riusciti ad evitare. Credi che la linea del compromesso fra tutte le forze popolari fosse sbagliata? No. Ma non siamo riusciti a spezzare l'asse della bilancia su cui poggia il potere del re. E questo si sarebbe potuto ottenere soltanto stringendo maggiori collegamenti con il popolo, con le organizzazioni di base e soprattutto con i paesi del terzo mondo. Attento! Vi avevo detto che con me
Avrebbe parlato con me. Voi non siete capaci che di sparare in aria. Non ha senso inseguirlo in tutti i suoi spostamenti in giro per il mondo. Basta sapere dove è la sua base e aspettarlo lì. Per imbarcare a Ginevra. Rothschild, numero 6, terzo piano. L'ambasciata algerina. Sono ben Barca. Sono circondato. Fate presto. Rue de Rothschild 6. Sì, sono ben Barca. L'ambasciatore, il console, qualcuno. Vogliono uccidermi. Rue de Rothschild 6, fate presto. Presto!
avete visti? Li abbiamo incontrati che scendevano. Non li avete inseguiti? E con che diritto? Non siamo dei poliziotti. Già, con che diritto? Voi non siete poliziotti, ma loro sì. Sfuggito a un ennesimo attentato, dal giugno al settembre del 1965, Ben Barka dà inizio ad una nuova fase della sua attività rivoluzionaria. Una serie di viaggi lo porta in tutto il mondo e lo mette a contatto con i massimi esponenti della politica internazionale. Nominato presidente del comitato organizzatore della conferenza tricontinentale prevista a Cuba per i primi di gennaio del 1966, Ben Barka dà fondo a tutte le sue straordinarie doti di politico e di dirigente per raggiungere lo scopo ultimo della sua vita, l'unione di tutti i popoli sottosviluppati nella lotta allo sfruttamento e alla fame, per la liberazione del terzo mondo. La stampa fascista definisce Ben Barka un pericolo per la pace mondiale. Rehassan dirà di lui: è uno di quelli che stanno sempre contro tutti. È successo qualcosa? Sì. Qualcosa che valesse il viaggio, il rischio? Sì. Mi ha telefonato il cugino di Rehassan. Ah, vi siete visti? Sì, è venuto a casa mia e mi ha detto: il re manda a dire al suo vecchio professore di matematica che ha bisogno di risolvere un'equazione. E cosa vuol dire? Gli ho detto io. È la stessa cosa che io ho detto al re, mi ha risposto lui. E il re gli ha detto: capirà. Così gli ha detto. Cerca di vedere ancora il cugino del re. È un bravo ragazzo. Sì. Ma cosa gli devo dire? Niente. Digli che credo di aver capito. Che per ora ho molto da fare, ma credo di aver capito. A meno che non si tratti di una trappola. Pensi che voglia farti tornare in Marocco? È strano, ma non è impossibile. Forse ha davvero bisogno di noi. Forse Ufkir è diventato troppo ingombrante anche per il re. Oramai è lui il tramite tra Francia, Stati Uniti e Marocco. E il popolo è in rivolta. Lo odia. In due giorni, durante uno sciopero, ha massacrato dal suo elicottero più di 2000 persone. Il re deve scegliere. O continuare a sostenere Ufkir, mantenendo gli appoggi internazionali e perdendo per sempre quello del suo popolo. Oppure cerca di vedere ancora il cugino del re. Magari a casa tua. Torna. Il Marocco non è più un paese in guerra. Siamo un paese in guerra. Contro la disoccupazione. Il sottosviluppo. Il Marocco ha bisogno di te. E il re è pronto a ridarti la carica di presidente dell'assemblea. Torna. Vedremo. Il popolo ha bisogno di te. Non è più tempo di incertezze. È il popolo marocchino che ti chiama. Vedremo. Ma se io torno, ci sarà chi parte. Per sempre. Ufkir dovrà lasciare il paese per sempre. Se davvero si vuole che io torni. Vedremo. Sì. Sarebbe una vittoria il mio ritorno in Marocco. E sarebbe un bene per il nostro paese. L'opposizione sistematica, lo scontro frontale non sono un bene in sé. Occorre essere positivi e realisti. L'unica strada è la collaborazione di tutte le forze democratiche del Marocco. Il paese ha bisogno di noi socialisti.
pensato, mia cara, che potresti iscrivere i nostri figli al liceo di Rabat. È un gesto di speranza, di fiducia. Dove ora? Al Cairo. E quando sarà a Parigi? Il 29. Va bene, basta così. Io ricordo che durante una delle tante fughe dal Marocco, ricordo che per nascondermi dovetti travestirmi da arabo, indossando il jellaba. Fu un segnale, il segno di un errore. Il presidente dell'assemblea costituente costretto a nascondersi e a travestirsi come un uomo qualsiasi. La lontananza dal nostro popolo. Il distacco del potere dal popolo. Ecco un ostacolo che non abbiamo ancora superato. Che facciamo? Sta per incominciare. Non so. Hai parlato tu con Ben Barka? No, a teatro non è venuto stasera. Ti dico, io allora ho cercato del Morri. Quello studente, ti ricordi? Medì mi aveva detto che l'avrebbe visto in mattinata. No, è inutile che lo chiami anche tu ora. È scappato, si è nascosto. Ha paura. Mi ha detto solo che Medì è stato arrestato stamattina da due poliziotti francesi. Sì, due poliziotti. Davanti al Lib. Aveva un pranzo con degli amici. Sì, ne è certo, ne è certo. Erano poliziotti francesi. Sì. Due poliziotti francesi. Fermi, occupati del bagaglio. Commissario, per favore. Cosa c'è? Il commissario, presto. Sono il fratello di Ben Barka. Il commissario non c'è. Come non c'è? Non c'è. Posso vedere se c'è il delegato? Guardi chi repare, basta che faccia presto. Deve solo cercare il commissario capo al Caid. È il funzionario incaricato di proteggere mio fratello quando è in Francia. Di là non c'è nessuno, ma questo è il numero di Al-Qaeda. Se crede, chiami lei. Pronto? Il commissario Al-Qaeda. Sono Abdelkader Ben Barka. E mi dia il numero di casa, se a casa, no? Sì, pronto. Pronto, commissario, finalmente. Sono Abdelkader Ben Barka. Allora è vero.
È scomparso. Ma lo so io. Ho saputo che è stato fermato da poliziotti francesi. Ma se... Lei è certo che nessuna polizia francese ha fermato mio fratello? Va bene. Ho capito. Devo sporgere una denuncia. Devo denunciare il rapimento di mio fratello e il Mehdi Ben Barka. Non è mia competenza, deve rivolgersi alla polizia giudiziaria. Che desorfèvre. Tu no. Dammi le chiavi della tua casa in campagna e vattene. Ti chiamerò io quando servirà. Appena ho potuto ho fatto partire i fonogrammi di ricerca. Tutte le telescriventi di Francia li stanno trasmettendo. Ma è passato quasi un giorno! Ma la denuncia l'hai fatta adesso. Ma stia tranquillo. Troveremo suo fratello. Forse siamo ancora in tempo a salvarlo. Anche se chi l'ha rapito sta già scappando. Perché è stato rapito? E credo di sapere anche da chi. Io invece non so niente. Ma troveremo suo fratello. Tutta la polizia lo cerca. È in gioco il buon nome della Francia. Capiti a proposito. Ora abbiamo da fare. Ma quando avremo finito, ci riaccompagni a Orly. Entra e vattene a dormire. Ma io... Non avrai paura, spero. Con un ministro e un capo della polizia in casa tua. Ti ricordi di Figon, quel pregiudicato gangster che fa l'intellettuale? Quello che sparò alla polizia e poi ci ha riempito di libri sul carcere. Dai, dai, mi ricordo. E allora? Ecco, va dicendo in giro di essere stato pagato dai marocchini per rapire Ben Barka. E ora dov'è? E chi lo sa? Comunque a quest'ora l'avranno già preso di certo. Telefona al suo avvocato, Le Marchand. Sì, il deputato. Lui forse sa qualcosa. E tu? Non l'hai chiamato tu, Le Marchand? Sei tu che segui la cosa. Chiamalo tu. E allora? Pronto? Va bene, arrivederci. Io ho finito. Come ha finito? Io ho finito. Ma se abbiamo appena cominciato? Le indagini passano di mano. Ma questo significa ricominciare tutto da capo. Ordini superiori. Ehi, Marcello. Ciao, figlio, come va? Bene. Bevi qualcosa? Tu non sai niente? Di che? Io solo so, soltanto io. Del resto nessuno sa nulla. Io solo so, soltanto io. E per questo mi cercano. Ben Barka. Io so. Io so tutto.
E tutti vogliono sapere tutto da me, tutti mi cercano ma nessuno mi trova, anche se tutta la Francia sa che io sono sempre qua. E se mi trovano, sono morto. Finalmente si è deciso. Quali sono i suoi segreti? Asimori. Nessun segreto, commissario Bouvier. So solo che Medea aveva un appuntamento da Lip per discutere di un film intitolato Basta, sul terzo mondo, con Bernier il giornalista, Frangiu il regista e il produttore Figoli. Poi là davanti due poliziotti lo hanno arrestato. E perché ha aspettato 4 giorni per venire da me? Per farsi trovare? Si rende conto? Si rende conto che lei è la base dell'inchiesta? Che il suo aiuto ci era ed è indispensabile. Se non ci fosse stato lei, non sarebbe mai esistito un affare Benbarcà. Benbarcà sarebbe scomparso e nessuno ne avrebbe mai più saputo niente. Nessuno avrebbe nemmeno saputo né dove né quando era scomparso. Lei è il granellino di sabbia che ha fatto inceppare un meccanismo perfetto. Se avesse parlato prima, se avesse detto prima quello che sapeva, perché ha aspettato tanto per dirci queste cose? Io non potevo. Non volevo denunciare la polizia alla polizia. Avevo paura. Ho paura. È un piacere che mi ha chiesto Lopez. Ispettore Suchon mi ha detto. Vai lì e prendi il tale. E io ho chiamato il mio amico Boateau e ci sono andato. Io non so altro. Ho preso la macchina di servizio. Ho registrato l'ora di uscita. Sono un funzionario preciso io. E sono andato. Mi ero premunito io. Non sono un novellino. Tutta la polizia, tutto il ministero degli interni sapevano. Saint-Bil, Fernet, Aubert, Focard. Tutti i miei superiori, diretti e indiretti, sapevano tutti tutto. Il prefetto Papon, il capo gabinetto di Sua Eccellenza il ministro, tutti hanno saputo subito quello che è successo. Io ho ubbidito, come sempre. Ma che cosa sapevano tutti? Che cosa c'era da sapere? Io non so proprio niente. Bisogna chiederlo a Figon. È lui che dice di sapere tutto. Sono o no il capo aeroporto? È mio dovere o no accogliere gli ospiti stranieri? E allora? Perché tanto stupore? Lei ha visto altre volte Ufkir? Ufkir? Non so, non ricordo. E Figon? Lo conosce? Chi vuole che non conosca io? Conosco tutti. Da quanto tempo fa la spia? Un momento. Un momento. Io non sono una spia. Io lavoro per il servizio segreto. Sono un funzionario io, dello Stato francese. E a tempo perso di quello marocchino? E no. No. Io ho tutto scritto. Ho lavorato per la Francia io. Sono mesi che ho comunicato al mio capo Leroy Finville che si stava tramando qualcosa contro Benbarcà, in Francia e in Marocco. Tutti i miei superiori hanno letto i miei rapporti. Sono andato a prendere Ufkir all'aeroporto per portare un appuntamento con Benbarcà. All'aeroporto c'erano anche 2 marocchini, Stucchi e Mai. Niente di segreto, tutti mi hanno visto. E i miei superiori sapevano tutto. Sono coperto, fino al massimo livello. Anche il generale Jacquier era al corrente. Io non so altro. Perché non domanda a Figon? È lui che sa tutto. Oh, sia ben chiaro, eh? Io non ho detto niente. Significa che lei rifiuta di firmare il verbale? Già. Non posso costringerla.
e Sushan Guatou, che c'entrano? Niente. Dovevano fare l'altra metà del lavoro, portare Ben Barca, ma io non so niente, ho un'idea dei marocchini. Senta, il Mai è un funzionario dell'ambasciata del Marocco, uno studente. Uno strano studente. So che fa anche il funzionario di ambasciata. Per di più sempre in mezzo ai gangster. E abita in un appartamento di proprietà dello SDEC. Il servizio segreto. Studente. Studente è uno che studia. Ed io sono in Francia per motivi di studio. Conosce un certo Stucchi? No. Mai sentito. O forse sì. Non ricordo. È stato visto con lei a Orly, all'arrivo di Ufkir. Ero lì per caso. Aspettavo mia moglie. Ma è vero o no che all'aeroporto Ufkir le ha detto di aspettare istruzioni da Delimi, il capo della polizia? Sì. Perché? È proibito? È vero che ha consegnato al gangster Palisse della banda di Bush Sesh 1 milione di franchi da parte di Delimi per un servizio? Certo che è vero. Eravamo a una festa e l'hanno visto tutti. Perché? È proibito? Sono due amici. Ma uno è il capo della polizia marocchina e l'altro un noto bandito. Per me sono solo due amici. E l'idea di far prendere Ben Barka da due poliziotti a chi è venuta? A Lopez, credo. Io so soltanto quello che scrivono i giornali. A Lopez, credo. O a Figon. È un'idea da francese. Basta con questo Figon. Lo troveremo. Vada fuori. Manca solo Figon, che è introvabile. Io comunque ho finito. Oggi stesso trasmetto gli atti al giudice istruttore. Al giudice istruttore? Tutti sanno tutto, di tutti. E si apre un'istruttoria contro ignoti. Lei conosce Bush Sesh, il gangster del clan di Giottia? Vero, Le Marchand? Un avvocato conosce sempre dei delinquenti. Sì. Sì, è vero. Volevo dire, sapere. Figon, qui le domande le faccio io. Perché sei venuto da me? Che cosa vuoi? Voglio protezione. E voglio i miei soldi! Sono stato io a far venire Ben Barka a Parigi. Insieme a Lopez, mi incontrai con un emissario del governo marocchino. Stucchi. Che mi disse se potevamo organizzare un incontro tra Ben Barka e un altissimo esponente marocchino. Pensai subito che fosse Ufkir, o forse lo stesso re. Ma non feci domande. L'incontro doveva aver luogo a Parigi. Mi offrirono molti soldi, molti. Ci pensai a lungo. Bisognava che Ben Barka venisse a Parigi. Messo in contatto con Ben Barka da un giornalista di comune conoscenza, gli proposi, fingendomi un produttore, un film sul terzo mondo. Ben Barka disse che la cosa lo interessava e ci demmo appuntamento a Parigi.
Mentre Ben Barka col suo amico Azemurri si dirigeva al ristorante al quale avevamo appuntamento, è stato fermato da Souchon, al quale è stato indicato da Lopez. Polizia francese, gli ha detto. Dobbiamo condurlo ad un appuntamento. Ben Barka non è sembrato molto sorpreso. Gli ha consegnato il passaporto e lo ha seguito senza opporre nessuna resistenza. Durante il viaggio Ben Barka era tranquillo. Hanno parlato di musica e di quadri, mi hanno detto. In macchina c'erano Lopez, malamente travestito. Io non lo so perché. E uno degli uomini di Bush Sesh, che si fece passare per un poliziotto. Ben Barka è stato portato alla villa di Bush Sesh. Era lui che doveva mettere Ben Barka in contatto con un fucile. Al gangster avevano promesso il monopolio di tutti i bordelli del Marocco, se li avesse aiutati. Io li avevo raggiunti in taxi. Poco dopo è arrivata alla villa per conto suo Delimi. La notte è arrivato Fekir accompagnato da Lopez. Gli hanno promesso la direzione di tutti gli aeroporti del Marocco. Per ora basta così. Per ora. Voglio i miei soldi io. Voglio i soldi che mi hanno promesso. E voglio essere protetto. Devo essere protetto. So tutto io. So anche il resto.
Ha mai visto, onorevole, il suo assistito Figon dopo il 29 ottobre? Ma è da molto di più, signor giudice, che non lo vedo. Saranno mesi. E poi Figon non è un mio cliente. Sì, è un amico, un protetto. Un amico? Sì, poveretto. Simpatico. Figon ha detto, in uno dei suoi infiniti memoriali, che lei ha partecipato alla riunione del 25 ottobre con i gangster della banda Bush Sesh e i marocchini. Riunione nella quale fu organizzato, sempre, il rapimento di Ben Barka. Simpatico. Ma un po' matto. Ma El Mahi, che era presente, ha confermato. Fate entrare El Mahi. Non c'era. Lui non c'era. Mi sono sbagliato. Le calunnie non mi toccano. È il regime che si vuol colpire attraverso di me. Ma ci vuole altro. Sono da tanti anni nel servizio. Tanti. E quando nell'ottobre del 1965 pensai che i traffici di Lopez stavano diventando più grossi delle sue capacità, più grossi di quello che lui stesso credeva, ne parlai con il mio superiore, il generale Jacquier. Mi disse di lasciar perdere tutto. Trasmisi l'ordine a Lopez. Quali erano questi traffici? Non posso rivelare il contenuto dei rapporti dello SDEC. Segreto di Stato. Posso solo dirle che qualcuno stava organizzando, con Lopez come base, un incontro qui a Parigi con Ben Barka. Qualcuno chi? Dai rapporti e dalle conversazioni telefoniche registrate, dalle 9 del mattino del 29 ottobre fino al 31 ottobre sera, risulta che lei, caro Fenville, ha saputo tutto. Tutto quello che era successo. Ofkir, Dlimi, Bush Sesh. E non ha fatto niente. Niente. Come niente? Ho avvertito i miei superiori. Fu o no avvertito da Fenville, generale Jacquier? Sì, è vero. Mi passò i rapporti di Lopez. E allora? E allora cosa? Erano rapporti vaghi, generici. Ero pieno di rapporti di Lopez sull'argomento. Da mesi. Erano rapporti inservibili. Era un pessimo agente. Di solito i suoi rapporti venivano accantonati. Anche l'ultimo, sul rapimento di Ben Barka, fu accantonato. Ma certo, anche quello come gli altri. Naturalmente, come al solito. Lei aveva già saputo tutto la mattina del 30 ottobre. Tant'è vero che telefonò all'ispettore Marchand parlandogli di Figon. Era presente Abdelkader Ben Barka. Ma certo, ne ha gli atti. Le mie telefonate sono tutte registrate. E chi l'aveva informato? Non posso dirglielo. È un segreto. Un segreto di Stato. Ci mancherebbe solo che rivelassi i nomi dei miei informatori. Commissario Bouvier, perché non ha fatto arrestare Ufkir? Sono in tanti ad averlo visto, e più volte, a Parigi. Il 3 novembre, 4 giorni dopo il rapimento, e quando già tutti sapevate che Ufkir aveva avuto quantomeno un ruolo importante, lui era qui, a Parigi, a un ricevimento ufficiale. Mi avevano detto che era partito
la sera prima. E comunque solo dopo ebbe i verbali degli interrogatori che accusavano Fikir. Grazie. Dopo la partenza. Ma lei sapeva. Lopez aveva già dichiarato di aver accompagnato Fikir a casa di Bushsesh. Era suo dovere. Signor giudice, come vuole che arrestassi un uomo senza prove? Certe. Un ministro straniero per di più senza prove. Provate. Fino ad allora, fino al 4 novembre, quando Fikir lasciò Parigi, nessun testimone, Lopez innanzitutto, ha voluto firmare. Niente. Nessun verbale. Non potevo certo costringerli con la violenza a firmare. È contro la legge. Perché? Perché non comunicò subito i nomi dei poliziotti che hanno fermato Ben Barca al commissario che svolgeva le prime indagini? Lei li sapeva? Ordini superiori. Di chi? Superiori. Perché non dette ordine di fermare in ogni caso Fikir? Era chiaro che in qualche modo era dentro l'affare. Ordine del governo. Di chi al governo? Del governo. Non è un rapimento, è uno scandalo. Uno scandalo che copre di merda la Francia, che minaccia di dar fiato alle sinistre, che tocca il prestigio del regime e del partito. Uno scandalo che minaccia l'onore del generale e la polizia. Mio caro signor capo della polizia, la polizia ha dato vigorosamente una mano. Mi chiami il prefetto Papon. È bravo, signor prefetto, bravo. No, è lei che mi ascolta invece. Oggi pomeriggio il generale De Gaulle annuncerà la sua candidatura alle elezioni presidenziali. Che le indagini mostrino alla Francia che il regime è saldo e smascherino i nemici del paese. La verità in questa faccenda. La verità in questa faccenda, ha detto allora Souchon, è che il capo vuole vederla. Ben Barca ha immediatamente pensato che il capo fosse un alto funzionario di polizia. Certamente il capo del Deste si è calmato e ha detto semplicemente: scusatemi, ma io sono convinto di non aver fatto mai niente contro la Francia. I due poliziotti gli hanno spiegato che loro ignoravano la ragione dell'appuntamento. Sapevano soltanto che il capo voleva vederlo in una casa di campagna nei dintorni di Parigi, per poter parlare tranquillamente senza pubblicità. Sembra che Ben Barca abbia preso per buono questa risposta. Appena arrivati a Fontenay-le-Vicomte, alla villa di Bushsesh, Souchon e Watteau sono ripartiti per Parigi assieme a Lopez. Non sono entrati nella villa. Ben Barca è stato condotto in una camera al primo piano. Una camera comoda. Era sempre molto calmo.
Ha tirato fuori dalla sua borsa un grosso libro e si è messo a leggere. Noi approfittiamo per telefonare in Marocco ad Limi, il capo della polizia, e a Fukir, il ministro degli interni. La merce è qui. Quale merce? Chiedono i marocchini. La merce. Imballata? Chiedono ancora. Sì, imballata. Bene, arriviamo. Si calcola che Limi e Fukir non sarebbero arrivati prima di parecchie ore. Dubai sale per avvertire Ben Barka che c'è stato un leggero contrattempo e che il capo sarebbe arrivato più tardi. Chiede ancora del tè e lo beve continuamente. Ripete di nuovo a Dubai che è venuto in Francia perché la Francia è un paese amico del Marocco. Poi gli dice: un giorno forse io sarò primo ministro nel mio paese. E allora dovranno cambiare molte cose, soprattutto nella polizia. Laggiù da noi la polizia è completamente marcia. La sera è arrivato Dlimi. Noi lo accogliamo nell'ingresso della villa. Dlimi appare freddo e rilassato. Dubai gli riferisce la frase di Ben Barka sulla polizia marocchina. Lui sorride. Bene, vuole epurare la polizia. È un'ottima idea. A parte questo, interrompe allora Bush Sesh, cosa ne facciamo di lui? Dlimi appare deciso, è categorico. Lo liquidiamo. Ma come? Chiede un po' preoccupato Bush Sesh. Lo facciamo fuori subito. Poi lo seppelliremo in un campo. C'è un po' di panico. Nessuno infatti ha voglia di far fuori Ben Barka, non erano questi i patti. Io mi rivolgo a uno dei gangster. Non possiamo lasciarlo fare. Soprattutto qui. Tra qualche giorno possono trovare il corpo a pochi passi di distanza dalla casa. Bisogna andare alla villa di Lopez. Bisogna convincere Lopez. Se lo eliminiamo qui, siamo fottuti. Dillo a Bush Sesh. Comunque, interviene allora Dubai, non è possibile portarlo via così. Dlimi insiste. Allora vi decidete? È meglio che uno di voi vada da lui, per evitare brutte sorprese, a Mehdi. Dice Mehdi con una punta di ironia. Mehdi. Allora io gli dico, comunque qui non si può fare niente. Bisogna andare da Lopez. Bush Sesh è d'accordo. Tutti i gangster si preparano a salire. Joe dichiara, accarezzandosi i bicipiti: ho 53 anni ma non sono completamente andato. Ho ancora un buon sinistro. Io intervengo per dire che sarebbe meglio mettere un sonnifero nel tè. Bush Sesh dice che di sonniferi ha soltanto il Phenergan. Dubai sale per portare a Ben Barka il tè col Phenergan. Noi aspettiamo un quarto d'ora. Poi giù gli altri tre salgono. Appena li vede entrare insieme, Ben Barka butta via il libro e si alza dal divano. Ma che succede? Joe avanza, gli sferra un pugno e lo manca. Allora Dubai, Dede e Lini si precipitano addosso a lui e lo riempiono di pugni. Ma il Phenergan ha di sicuro provocato in Ben Barka un effetto contrario a quello previsto. Non sente più i colpi, lotta senza aprire bocca. Lui così piccolo sembra all'improvviso pieno di una forza straordinaria. Ben Barka è tutto coperto di sangue, la faccia irriconoscibile. Ha la testa come una zucca. A fatica i quattro tentano ancora una volta di immobilizzare Ben Barka. Ma lui continua a dibattersi. Una vera carneficina. Si sente un fracasso tremendo. Mobili rotti. Vasellame a pezzi. È in questo momento che Dlimi sale al primo piano. Appena vede Dlimi, Ben Barka appare terrorizzato. Smette di dibattersi. Si comincia a legarlo con delle corde che un gangster era andato a cercare. Dubai gli lega i piedi. Lenica, alto 1,90 m, e Dubai, vecchia guardia del corpo di Joe Attia, lo tengono con tutte le loro forze.
Bush Sash furibondo urla. Ma non si decide mai a cedere. Questo. A questo punto, al piano terra arriva Fukir. Con un cappello di feltro nero. Si ferma. Ha l'espressione di un assassino. Si rivolge a me. E di sopra? Sì. Tutto bene? Io faccio un gesto significativo. Ofukir non risponde. Poi stacco un enorme pugnale marocchino dalla panoplia attaccata al muro. Sale al primo piano. Eccolo finalmente. Io conosco molto bene il modo di parlargli. Sembra soddisfatto. Come un chirurgo che mostra un'operazione ai suoi assistenti. Vedete? Ora sì che sta bene. Delimi gli parla loro in arabo. Sicuramente gli spiega che bisogna portare Ben Barkan nella villa di Lopez. Perché Ofukir si rivolge a Joe e gli dice. Andiamo. Lo leghiamo e lo portiamo giù. Lo mettiamo in un'auto targata corpo diplomatico che lo porta a Ormuà, da Lopez. Appena arrivati da Lopez, portarono Ben Barkan in stato di incoscienza nella cantina. Lì un marocchino, che non era la villa di Bush Sash, probabilmente era quello che guidava la macchina di Dlimi, lo legò alla caldaia di riscaldamento centrale. Lo lega in modo tale che Ben Barkan è completamente stordito, paralizzato e non può più respirare. Ben Barkan è finito. Non è un lavoro fatto bene. È stato uno sbaglio. Ci disse Ofukir. Condurre l'operazione sul territorio francese. Ed è stato anche un errore lasciare libero lo studente. Ma sarebbe un errore ancora più grave non sapere rispettare il silenzio. So che in mezzo a voi c'è chi ha la parola facile e c'è anche chi scrive. Disse, rivolto a me, e aggiunge. Il più piccolo errore di questo genere sarebbe fatale.
Gli portarono una borsa con i documenti personali di Benbarcà. Ufkir li sfoglia. Trova anche una tessera dell'associazione Francia-Algeria. Ufkir si rende conto del disagio che si è creato attorno a lui. Non è solo un mio avversario politico, disse. È un nemico della Francia e dell'umanità intera, che oggi muore. Delogy, Khan, almeno voi che siete giornalisti, professionisti dell'informazione, ditemi la verità. Avete fatto scoppiare una bomba ed è esplosa la Francia. Il racconto è stato fatto a caldo da Figon a 7 o 8 persone. Non posso fare i nomi per ora. Ne va della loro incolumità. Si faranno vivi dopo l'arresto di Figon. L'Espresso ha pubblicato il racconto per intero. Un testimone ci ha portato il nastro, l'abbiamo trascritto e poi lui se l'è ripreso. Per ora posso garantire solo l'autenticità del nastro. Perché? Non possiamo dire perché. Dunque il nastro non c'è. È falso! Non ho mai inciso nessun nastro. Mai! 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 Ora! Subito! Esigo la smentita! È un enorme cumulo di menzogne! Io solo so la verità! Io solo. Ecco perché non mi interrogano. E non mi trovano. Ci sono 5 corpi di polizia che mi cercano. Quasi 2000 uomini. E io sono qua. Come sempre. Ma non è me che devono cercare. Ditegli di cercare una spia marocchina che ha nome Stucchi. È lui che ha organizzato tutto. È anche andato all'aeroporto con El Mahi e Lopez a prendere Ufkir. È lui che teneva i contatti tra Ufkir e i servizi segreti francesi. Cercatelo. È lì che sta la verità. Ma loro... loro la verità non la vogliono sapere. Finché sto qui, in mezzo a voi, state tranquilli, non mi trovano. Non è la verità che vogliono da me. È la mia vita. Stucchi. Sì, è uno del servizio segreto marocchino. Un uomo alto, grosso. Era anche lui all'aeroporto, ma io non lo conoscevo bene. Avrò visto questo sì 2 o 3 volte, ma conoscerlo. Lo chieda a El Mahi se sa qualcosa su di lui. Io non so altro. Io sì. Ho visto Stucchi. Ma non so niente di lui. So che forse è stato lui a organizzare tutto. Ma chi è Stucchi? Non lo so. Proprio non lo so. Che aspetto ha?
È un arabo, ma che non sembra affatto un arabo. È un uomo piccolo, magro, con degli occhialetti d'oro. Sì, è biondo magari. Allora lei lo conosce? Il generale de Gaulle ha scritto a mia madre, assicurandola che tutta la Francia è impegnata a difendere il suo onore. Giustizia, ha detto, sarà fatta. Io personalmente, per quanto riguarda il caso Benbarcà, sono convinto che si potrebbero trovare elementi in Marocco. Il misterioso Stucchi forse non esiste. È con ogni probabilità una sigla per coprire diverse persone, che sono certamente agenti o emissari di Ufkir. Il vero responsabile è il ministro degli interni, Ufkir. Sono stato il primo a stupirmi della scomparsa di Benbarcà. E ora sono stupito della richiesta del giudice di interrogarmi. Sono stato tante volte a Parigi e nessuno mi ha chiesto niente. Se davvero il giudice vuole vedermi, venga qui. Io non so niente dell'affare Benbarcà. Parola d'onore di ufficiale francese. Tutto riverniciato di fresco. Ma che bell'ordine. Ne ero sicuro. Tutto a posto. Tutto pulito. Quando sono stati tolti e da chi i sigilli da queste mani? Non lo so. Non sono mai stati messi, signor giudice. Bush Sesh, il padrone della villa, era in Marocco. È stato fermato, messo a domicilio coatto e dopo due giorni è scomparso. Il racconto di Figon non è in nessun modo verificabile. Anche i sopralluoghi non hanno cambiato niente. Ma riusciremo in qualche modo a saperne di più di questa storia. Dio volesse che mio fratello fosse ancora vivo. In fondo, niente prova che sia morto. Non è vero? Brahim, non è vero? Niente. Niente prova che sia morto. Dammela. Dammela. Hai paura? Ho paura di morire. Come tutti. Ho paura di tutti io. E tutti hanno paura di me. E tu? Tu? Non hai paura? Sono stato importante, sai. Ero famoso. Ho scritto libri. Sono anche stato intervistato alla televisione.
Sono stanco. Molto. Mi corteggiavano tutti. Uomini politici, giornalisti, intellettuali. E allora chiedi aiuto. Ci sarà qualcuno che ti può aiutare? Qualcuno di cui ti possa fidare? Vedi? È con una pistola come questa che mi uccideranno. Con una pistola uguale alla mia. Vorranno far credere a un suicidio. Guarda. E ricordatene. Ora la segno con una tacca qua. Fra la terza e la quarta cifra del numero di matricola. Così almeno tu. Saprai che mi hanno ammazzato. Tanto. Dillo. Dillo che sei stato tu a farmi fare tutto. A dirmi che eravamo coperti. Ora mi devo sentir dire che la polizia è pulita. Che sono un soldato perduto. Io. Ma eravamo coperti. Io non ho niente da rimproverarmi. Ho sempre tenuto i rapporti col Ministero degli Interni. Con chi è il Ministero? Con le Marchand? Ma io vi rinvio tutti a giudizio. Tutti. Tutti. È sua facoltà. Intanto, perché non domanda a Figon quello che sa? O forse non l'avete ancora preso? Gli occhi riuniti? Scusate. Gli occhi riuniti? Per comunicarvi, prego, prendete posto, lasciatemi passare. Per comunicarvi... Vattene via. Per comunicarvi che dopo 2 mesi di investigazioni, pedinamenti, appostamenti, la polizia mi ha finalmente arrestato. Ma poi, come vedete, ora sono libero. La polizia mi ha immediatamente rilasciato. Prego, signori, accomodatevi e mangiate pure. Prego, signori, chi vuole delle uova le mangi. E perché? Come mai? La polizia mi ha rilasciato. È bastato allungare al commissario Bouvier 5.000 franchi. Fermi, non telefonate, fermi. Avete visto? Ci avete creduto, invece non è vero. No, non è vero. L'ho detto per farvi toccare con mano. Di quale considerazione? Goda la nostra polizia. Grazie, arrivederla. A presto. Bestie. Sono circondato da bestie. Da imbecilli. Incapaci. Che non sono in grado di arrestare un uomo che sta sempre fermo allo stesso posto. Che dà interviste, che smerda il regime. Lo Stato. Tutta la Francia. Ride di noi. E ne ha motivo. È in gioco la fiducia nell'istituzione. Tra 5 minuti la foto di Figon dovrà essere affissa in tutti i locali pubblici. Che tutta la polizia, tutti, tutto lo SDEC, me lo cerchino. E me lo trovino.
Sì, ho capito, ma chi parla? Chi parla? Pronto, polizia giudiziaria, sono Solange. Figon è a Rue Renaud 14, 18° arrondissement. Solo. Non importa chi me l'ha detto, non lo so e non lo voglio sapere per ora. Prendetelo. Se non me lo portate, vi incrimino tutti per omissione d'atti d'ufficio. Chavanon, procuratore della Repubblica. Ieri sera Georges Figon, un pregiudicato, è stato trovato morto nel suo appartamento. Dopo la visita del medico legale e le indagini svolte dal mio ufficio, risulta evidente che si tratta, senza ombra di dubbio, di suicidio. Accanto a Figon è stata trovata la sua pistola. Il caso è archiviato. Ma è proprio con la morte di Figon che scoppia la grande bagarre. In tutta la Francia non si parla d'altro. L'affare Bembarca rischia di superare in clamore l'affare Dreyfus. È un ginepraio totalmente inestricabile. È una girandola di dichiarazioni e controdichiarazioni, repliche e controrepliche. Nell'ufficio del giudice istruttore Solanger, tutti si chiudono nel segreto professionale, uno dopo l'altro. Sfilano poliziotti e informatori, ufficiali e ministri. Tutti hanno solo un ritornello, segreto professionale. Segreto di Stato. Oppure ripetono stancamente la loro versione. Petizioni di intellettuali, comitati per la verità, giornalisti da tutto il mondo. L'affare Bembarca è una valanga che nessuno sa fermare, di cui nessuno riesce a vedere i contorni. Nel tentativo di salvare la faccia, vengono approvate con urgenza la riforma del servizio segreto e la riforma dei corpi di polizia. Il generale Jacquier, capo della SDEC, è destituito dall'incarico. Ma non bastano provvedimenti amministrativi per far cessare un finimondo che ormai ha coinvolto l'intera classe politica francese, dilaniata per di più dalla campagna per le imminenti elezioni. Il presidente de Gaulle, che durante la campagna elettorale si è tenuto al di sopra delle parti, una volta rieletto capisce che non può tacere. L'intero regime è in gioco. Decide di intervenire personalmente. Generale, quelle responsabilità esatta attribuez-vous tant au gouvernement marocain qu'au gouvernement français dans la disparition de Mehdi Bembarka et quelles conséquences diplomatiques, politiques, administratives entendez-vous en tirer? Voilà une question complète à laquelle je m'en vais répondre complètement. Y a-t-il d'autres questions? Philippe Vianney, Nouvel Observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Bembarka, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure a dû tenter seule de reconstituer? C'est l'effet de mon inexpérience. En somme, il y a eu en territoire français intervention directe d'un membre du gouvernement marocain et ce gouvernement n'a rien fait pour justifier ni jusqu'à présent pour réparer l'atteinte qui a été ainsi portée à notre souveraineté. Il est donc inévitable
quelque regret qu'on en ait, que les rapports franco-marocains en subissent les conséquences. Et du côté français, que s'est-il passé? Sans préjuger de ce que sera l'aboutissement de la longue et minutieuse information ouverte par la justice, elle est maintenant assez complète pour que je puisse en parler en équité et en vérité. Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne. Mais rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police, en tant que tels, dans leur ensemble, aient connu l'opération et à plus forte raison qu'ils l'aient couverte. Voilà pour Ben Barka. Que les bons citoyens se rassurent. E più che altro che non se ne parli più. E tutti dimentichino quello che è successo. Ma che cosa alla fine è successo? Forse non lo sapremo mai. Il 5 settembre 1966 si apre il primo processo. Gli imputati sono Lopez, Chouchon e il Mahi, Fenville. Abdelkader si è costituito parte civile. Un imponente schieramento di avvocati, i più famosi di Francia, giornalisti da tutto il mondo, folla alle udienze. Ma ogni giorno che passa, il susseguirsi delle udienze mostra sempre più chiaramente che si tratta di un processo senza sbocco. È una meccanica, stanca ripetizione dell'istruttoria. Dopo 37 udienze e 200 testimoni, un colpo di scena fa sospendere il processo. Dlimi, il capo della polizia marocchina, si costituisce per difendere, dice, l'onore del suo paese e del suo re. Ma è un colpo di scena fittizio che subito rientra. La versione dei fatti di Dlimi è tenuta segreta. Nessuno riesce a capire perché mai Dlimi sia venuto a Parigi. Il secondo processo è del tutto identico al primo. Solo che tra gli imputati siede anche Dlimi. E Oufkir è giudicato in contumacia. Ma nulla cambia. Il secondo processo si conclude il 5 giugno 1967 con l'assoluzione di 5 imputati. Dlimi, Watteau, El Mahi, Fenville, Bernier. Liberi. Souchon e Lopez condannati. Rispettivamente a 6 e 8 anni. Oufkir è condannato all'ergastolo. In contumacia. L'affare Ben Barka, per la giustizia francese, è finito. Se io avessi parlato subito, forse avrei potuto lì, sul momento. Sì, avrei potuto andare con lui. Ma lui non mi ha mai guardato. Capite? Ero angosciato dalla sua lentezza. Lui sempre così... Così vivo. Sembrava che si domandasse che cosa dovesse fare. E non mi ha mai guardato. Non lo so perché, non lo so. Per farmi andare via? Forse. O per farmi capire che qualcosa non andava. Io non ho capito che cosa volesse da me. Forse. Né dove né quando era scomparso.
Perché aspetta più tanto? Perché ci perde poco? E nessuno ne avrebbe mai più saputo niente. E nessuno avrebbe nemmeno saputo né dove né quando era scomparso. Lei, che grandissima perfetto. Se avesse parlato prima, se avesse detto prima quello che sapeva. Quella sera stessa Zemurì fu trovato impiccato a casa sua. Il 17 agosto 1972, dopo due falliti tentativi di colpo di Stato per destituire Re Hassan, Ufkir muore. Anche la sua morte è ufficialmente attribuita a suicidio. I gangster del clan di Bouchers, complici del rapimento di Ben Barka, scompaiono senza lasciare tracce. Di loro non si è mai più avuta notizia. Bush Sesh, il padrone della villa, scompare anche lui. La moglie ha dichiarato di aver saputo da amici che il marito è stato assassinato in un carcere del Marocco. Alla domanda se sapesse da chi, ha risposto, da Dlimi. Signor Presidente della Repubblica, sono Bashir Ben Barka. Il figlio di Mehdi Ben Barka. Rapito 7 anni fa in piena Parigi. ولكن هذه علاش اخترناها وعلاش مفيده لجوج الاسباب. اولا لانها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسده ديال المغرب. وثانيا لانه درناها مدرسه فين تجمعوا جميع الشبان ديال المغرب باش حلوا دماغهم وتعلموا هذه الافكار الجديده اللي غادي يوصلوها لمحلتهم. هذا علاش هذه الطريق هذه. والمهندسين اللي حضروا وشافوا العمل ديالكم كلهم كيشهدوا بانه المغرب غادي يمكن له بالفضل ديال الشبيبه ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعمل معجزات. الله يعاوننا.